Spero che la cena sia stata di tuo gradimento, Berto. No, vai a riposare. Il tuo viaggio è stato lungo. Sono 22 anni che non ci vediamo. Mi racconterai tutto domani. Ho già aspettato abbastanza e poi la lettera me l'hai restituita. Una lettera scritta 19 anni fa. 19 anni fa. Sono quasi 28 anni che cavalco, tutti i giorni, 40 leghe al giorno. Per essere esatti, 27 anni, 10 mesi e un giorno. 40 leghe al giorno. Fu una pazzia. Dopo 5 anni e mezzo, scrissi una lettera, la consegnai a Berto e gli chiesi di portarla a mio padre, di aspettare la risposta e di riportarmi la risposta. Ha impiegato 19 anni per raggiungermi. Sapete, avevo 30 anni quando sono partito. Avevo 30 anni e ormai avevo finito tutto quello che si poteva fare. A 30 anni, figlio di un re. Avevo provato tutti i cibi, avevo assaggiato tutte le donne, avevo assaggiato ogni fumo, ogni sapere. C'era una cosa che non conoscevo: i confini del regno. Una sera sfidai mio padre a cena, gli dissi: Padre, io ho girato il tuo regno per lungo e per largo, ma non ho mai incontrato il suo limite. Da domani ci riuscirò. Lui si mise a ridere, mi disse: Ma che cosa ti metti a fare? Ma godi della tua gioventù fin tanto che c'è, e già sta calando. Resta qua. Ma io no, io ormai ero come Ulisse di fronte alle colonne. Dovevo andare. Ma volevo anche mantenere un contatto. Allora scelsi quattro tra ragazzi e ragazze e poi ne aggiunsi altri tre, sette in tutto, perché volevo che loro mantenessero la comunicazione tra me, che avanzavo, e il regno di mio padre, la casa. Ero stato molto preciso. Alice, la numero uno, Berto, il numero due, Carlo, il numero 3, Deborah, la numero 4, e così via, fino a Gisella, la settima. La sera del secondo giorno spedii Alice a casa e la sera del terzo spedii Carlo. Avevo dato a ciascuno di loro un compito ben preciso. Alice si doveva focalizzare sui dati economici del regno di mio padre e riportarmi quelle notizie. Berto si doveva focalizzare invece sui nati e sui morti e portarmi le notizie. Carlo doveva occuparsi delle canzoni in voga. E così via tutti gli altri. Avevo preferito dare a ciascuno un compito perché pensavo che dividendo i compiti per ciascun messaggero le lettere sarebbero state più veloci da scrivere e loro non si sarebbero distratti. E avevo pensato anche che se avessi perso una qualche informazione, beh, tutto sommato, l'insieme dei messaggeri mi avrebbe restituito un'idea abbastanza chiara di che cosa stava succedendo nel regno di mio padre. Io avrei rimesso insieme tutte le informazioni di tutti i messaggeri. Alice tornò dopo 10 giorni. Gisella era già partita l'ottavo e Carlo tornò dopo 15 giorni. Non ci misi molto a capire che bastava che io moltiplicassi per 5 i giorni già trascorsi per capire quando sarebbero tornati. E questo era semplice, ma i risultati erano desolanti, perché Alice, Berto, Carlo, tutti mi raccontarono che la loro velocità di cavalcata non poteva essere maggiore delle 60 leghe. C'era questa velocità al limite e loro non riuscivano a superarla, forse il territorio, forse qualcosa che non avevamo previsto. Fatto è che gli intervalli tra loro si allungarono a 25 giorni e poi a 4 mesi. Quando Alice partì per la quarta volta, sapevo che ero destinato ad aspettare anni prima di ricevere risposte alle mie lettere. E anni passarono e furono anni difficili, furono anni di solitudine, furono anni di mancanza di informazioni, furono anni in cui quando mi arrivavano le lettere
erano ingiallite, strane. Mi parlavano di persone che io non ricordavo, di modi di dire che io non avevo mai usato, di sentimenti che non capivo. E adesso è tornato Berto. Berto non ripartirà domani. Ho fatto i miei calcoli, se partisse domani impiegherebbe più di 100 anni per tornare con la risposta. E man mano che vado avanti, ho il dubbio che questi confini che cercavo non ci siano. Non ci sia un limitare, non ci sia una valle, una montagna, un mare che non sia sormontabile e che dunque non costituisca il termine del mio viaggio. E non so se essere triste o allegro. Guardo i miei messaggeri sempre più stanchi, guardo me sempre più anziano. Eppure c'è una sottile gioia dentro di me, perché alla fine questo capisco, che è l'assenza di confine che rende esplorazione l'esplorazione, ricerca la ricerca e vita la vita.